happyzradio.0 Napoli Magazine Live. Sponsored by Euronics Gruppo Tufano. Studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Nomap. 14 in punto a Radio Punto Zero, giovedì 26 settembre 2024. Buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Napoli Magazine Live. 60 minuti dedicati ai colori azzurri, dedicati al Napoli e questa sera di scena al Maradona, perché c'è la Coppa Italia, c'è questo derby del sud, le due capitali del regno delle due Sicilie, Napoli e Palermo, che si affrontano in questa sfida molto interessante, sia per quanto riguarda i rosanero, che vorranno fare bella figura, come ha detto l'allenatore palermitano Donisi, ma soprattutto per gli azzurri, perché molto probabilmente vedremo una squadra profondamente rinnovata, ampio spazio a chi ha giocato meno, addirittura non ha ancora giocato, per testare un po' le condizioni di questi giocatori, e soprattutto in vista di quattro partite che il Napoli giocherà, tre in casa e una fuori casa, ad Empoli, che potranno dire tutto il contrario di tutto sulle forze, le capacità e le potenzialità della squadra azzurra. Ma subito, immediatamente, tuffiamoci nei temi della giornata con il direttore di NapoliMagazine.com, Antonio Pedrazzolo. Ciao Antonio, buon pomeriggio e buon giovedì. Ciao Michele, buon pomeriggio a voi, buon giovedì. Io ho letto delle ipotesi di formazione che un po' mi hanno preoccupato, insomma, perché cambiare tutto solitamente non porta bene. Solitamente non ci ha mai aiutato. Appunto, però, ci può stare, però. Stando alle indiscrezioni che ci arrivano, dovrebbe essere confermato dal primo minuto solo Caprile. Appunto. E quindi poi vediamo se... Io adesso la bozzo, l'11. Io so anche Lobotka, però. Anche Lobotka, esatto. 4-2-3-1 con Mazzocchi, Rafa Marino, Angesus e Spinazzola in difesa, quindi totalmente rivoluzionato sarebbe l'aspetto difensivo. I due davanti alla difesa, Lobotka e Gilmour, poi Neres, Raspadori e Ngonghe con Simeone prima punta. Allora, Neres, Raspadori e Ngonghe mi intriga come ipotesi di fronte offensivo, e anche con Simeone, chiaramente. Gilmour dal primo minuto mi sembra una scelta saggia. Spinazzola, almeno per come l'avevamo lasciato, non era al 100% della condizione, quindi vedremo. Mazzocchi con ruoli difensivi e Rafa Marin non terzino ma centrale di destra in difesa. Juan Jesus, con tutti i suoi limiti, lo conosciamo, più o meno questa dovrebbe essere la formazione. Poi il Palermo invece con un 4-3-3 con Sirigu tra i pali, Pierozzi, Banicià, Ceccaroni, Buttaro in difesa, Segre, Ranocchia e Saric a centrocampo, e Leduaron, Brunori e Di Mariano in attacco, con chiaramente allenatore Dionisi, arbitro Collu, vediamo insomma. Questo Collu, come chiediamo subito un'altra cosa, perché continuano comunque ad arrivarci messaggi. Allora, in caso di parità al 90esimo si va direttamente ai rigori, come è accaduto con il Modena, come è accaduto ieri nel derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, che ha visto prevalere tra l'altro la squadra blucerchiata dopo un pomeriggio, una serata un po' tribolate per le forze dell'ordine, e quindi non ci saranno supplementari, quindi non ci sarà un surplus di fatiche, di energie, proprio perché si va direttamente ai rigori in questa fase, e quindi ricordiamo pure che il Palermo in Serie B attualmente a metà classifica con 8 punti, e l'ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Cesena, reti bianche 0-0. Chi vince tra Napoli e Palermo affronterà finalmente agli ottavi, perché questi sono i sedicesimi, la Lazio allo Stadio Olimpico. Perché quindi questo è il programma per quanto riguarda il Napoli. Il Napoli praticamente fino alle semifinali, se non ricordo male, che sono sul andata e ritorno, giocherà sempre fuori casa, dovesse superare il turno col Palermo. Perché è chiaro, perché parte da una posizione di classifica. Purtroppo,
purtroppo inferiore rispetto, sì, rispetto. Vabbè, solo per un anno, dai, ci divertiamo. Certo è che queste partite così, vabbè, le affrontiamo con simpatia, però essere passati dalla Champions, certo, alla Coppa Italia. Però Antonio, cioè, serve anche dal punto di vista dell'umiltà. Primo, secondo, serve a Conte anche per fare qualche esperimento, e poi terzo, che il dato io, più, se dovesse essere confermata la formazione che ti ho detto prima, comunque non è che sostasse, infatti no, Antonio, dicevo, il terzo punto, che poi è quello più interessante, che Conte vuole vincere tutte le partite, cioè con o senza riserve, con la squadra rivoluzionata o non rivoluzionata, Conte vuole vincere tutte le partite e vuole vincere anche la Coppa Italia, eh. Cioè, assolutamente sì, cioè, mi aspetto molto a questo punto da Simeone, da chi non ha giocato, quindi da Gong, finora non si è visto praticamente mai, Neres, la curiosità di vederlo al primo minuto c'è, che finora solo a gara in corso, Raspadori che non ha giocato l'ultima contro la Juventus, insomma ci sono parecchi spunti, eh. Ma poi anche il Palermo mi sembra che farà un po' di turnover. Sì, il Palermo è chiaro che comunque schiera una formazione che per loro è di rispetto, quindi se la vogliono giocare, non è che arrivano qui con l'intenzione di fare brutte figure. Poi è chiaro che molto dipenderà anche dall'atteggiamento del Napoli, se partiranno subito all'attacco, se c'è la voglia e l'intenzione di sperimentare e quindi di aspettare un po', questo lo sapremo solo strada facendo. Assolutamente. Antonio, è chiaro che questa può essere un'occasione importante, su tutti, io dico per Rafa Marin, perché Gilmour, insomma, non lo conosciamo, ma lo conosciamo. Rafa Marin è il giocatore sul quale si erano puntate tante attenzioni in estate, nel calciomercato, e che finora invece non ha avuto praticamente spazio. Quindi un'occasione importante, ma soprattutto per capire anche il grado di forma e soprattutto di ambientamento nel calcio italiano. No, assolutamente, anche perché è vero che nell'amichevole precampionato, la prima, quando fu impiegato, non fece una bella figura. Certo. Però era calcio d'estate, d'agosto, con temperature abbastanza alte, il primo impatto con la nuova squadra, i nuovi compagni, quindi non gli do attenuanti, perché comunque anche le partitelle bisogna affrontarle nel migliore dei modi. Poi comunque non parliamo di un ragazzo che è sprovveduto, perché la scorsa stagione è stato protagonista con l'Alavés, è cresciuto nel Real Madrid che si è voluto assicurare un diritto di recompra, quindi non è un giovincello alle prime armi, oppure non è stato pescato da campionati minori, dove effettivamente, sai, tu metti in conto poi che gli devi dare l'occasione di crescere, di maturare. Sicuramente deve crescere e maturare, però si pensava fosse già a un determinato livello. Quindi questa è un'ottima occasione per dimostrare che quella partita estiva è stata solo una parentesi sbagliata e che le sue qualità sono ben altre. Antonio, per chiudere e andare in pubblicità, perché è arrivato qualche messaggio, per carità, di tifosi entusiasti, di Conte e quant'altro, però dice stiamo sempre attenti perché le brutte sorprese sono dietro l'angolo, chiedere al Genoa. Antonio, dobbiamo precisare prima di tutto che era Genoa-Sampdoria, quindi è un derby preceduto da un pomeriggio e da una serata molto calda tra le tifoserie, ed è una partita che, insomma, sfuggiva un po' a tutti i pronostici, proprio perché è una partita sentitissima, tra l'altro con il Genoa in Serie A, la Sampdoria in B, quindi c'erano tutte queste condizioni. I derby sono sempre così, sono sempre partite imprevedibili, lasciando stare la categoria. Vedi, per esempio, il derby di Milano, tutti davano per favorita l'Inter, poi ha vinto il Milano. Cioè, sono partite a parte. Quindi serve equilibrio nel giudizio. Assolutamente, sono partite che sfuggono un po' a tutti i pronostici e a tutte quelle che possono essere le premesse fuori dal campo. Comunque, insomma, vediamo la partita e soprattutto con grande curiosità,
con grande curiosità per vedere molti giocatori che abbiamo visto poco o nulla. Direttore, prendiamo una boccata d'aria, tu la prendi un po' più lunga da quanto mi risulta, e poi ci risentiamo più tardi, vero? Assolutamente sì, a dopo. ciao Antonio, grazie mille ad Antonio Perazzolo per questo abbrivio di Napoli Magazine Live di questo giovedì 26 settembre 2024, in attesa di Napoli-Palermo, ore 21, stadio Diego Armando Maradona, fuori grotta Napoli, fischia Collu, il derby delle due Sicilie, chi vincerà, chi passerà il turno, chi andrà agli ottavi? Beh, non ce ne vogliono gli amici di Palermo, ai quali vogliamo un bene da pazzi, ma per noi passa il Napoli. RPZ Radio.0. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. 15 minuti dopo le 14, ancora buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Radio.0, siete su Napoli Magazine Live, naturalmente occhi, orecchie, tutto è puntato al Maradona, dove stasera si giocano i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, e con noi c'è ancora il direttore di Napoli Magazine, tutto come Antonio Perazzolo. Antonio, ci sei sempre, sì. Che sentivi la mancanza, appunto, diciamoci la verità. Antonio, è chiaro che come partiamo da dove abbiamo chiuso prima, no? Cioè, è chiaro, c'è molta curiosità per vedere i nuovi, anche perché con la sorpresa che Conte ha fatto allo Stadium proponendo un Napoli con un nuovo vestito, con un nuovo modulo, è chiaro che oggi serve moltissimo anche l'allenatore capire eventualmente se ha idea di fare qualche altro cambiamento, su chi può puntare da subito, perché ricordiamolo, 4 partite che possono dire veramente tanto per il Napoli, che non sono facili, perché le 4 avversarie si chiamano Monza anziché Lecce, anziché Empoli o anziché l'altra, me la sono dimenticata pure, ma perché in questo momento le partite sono difficilissime, e queste squadre tra l'altro insomma stanno facendo molto molto bene. Sì, Napoli Monza, Napoli Como. Napoli e Napoli Lecce. Quindi per il mese di ottobre che si chiuderà poi con Milan Napoli e poi inizia il trend, diciamo, delle gare sulla carta più impegnative: Napoli Atalanta alla mezza, orario pessimo, complimenti. Inter Napoli, Napoli Roma e Torino Napoli, arriviamo al primo dicembre così. No. Partite alla mezza, per esempio, perché io non le capisco proprio. No, sarà pure in casa con la sala, dimmi tu. No, vabbè. Una partita da mettere alla mezza il 3 novembre. No, ma non lo so. Io ti dico, spero che dalle parole si passi ai fatti. Mi spiego. C'è questa minaccia di sciopero. Io l'ho sempre odiato come orario, però non mi sembra una delle ultime partite della giornata, Napoli-Atalanta. No, ma è chiaro, Antonio, che poi questi orari, che sono già orari difficili da gestire per chi ovviamente trasmette le partite, è chiaro che spesso i volentieri casomai ti mettono la partita importante, una partita molto importante, perché così sai che insomma non perdi spettatori, non perdi audience, e Napoli-Atalanta non è una partita importante, di più se è possibile per entrambe le squadre, quindi è chiaro che delle scelte vengono fatte anche per questo. Se solo volessimo pensare al precedente della scorsa stagione, che fu la sentenza definitiva su un'annata da dimenticare, penso che almeno un orario più decente sarebbe stato più opportuno, però vabbè. Antonio, vediamo prima le partite che ci sono in calendario, una alla volta. No, dico, prima di arrivare al 3 novembre ce ne sono diverse. Assolutamente. Antonio, adesso ci facciamo spiegare quali sono i pericoli di queste partite, perché lui l'ha vissuta chiaramente col cuore in gola proprio ieri, perché io ripeto, lui è una delle poche vere bandiere rimaste, e insomma sarà anche un po' arrabbiato e deluso per l'esito del derby della Lanterna, quindi lo presentiamo subito. Vai. Claudio Onofri, buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a tutti voi, per me non tanto sinceramente. È stata una partita veramente imprevista,
nel senso che è vero che Genova ha perso a Verona, è vero che non è in uno stato di forma eccezionale, però insomma la differenza di categoria non si è assolutamente vista, anzi ci sono stati molti momenti della gara stessa che hanno rimarcato come la Sampdoria, non dico che abbia dominato, ma ha giocato molto meglio e ha creato molte più situazioni da gol, e quindi adesso con il calendario che ha il Genoa, no, la Juventus, l'Atalanta, il Bologna, la Lazio, sono quattro partite che diranno la verità, se vogliamo dirla così, nel senso che poi anche qui comincia a essere in discussione l'allenatore, come sempre accade, certo, quando le cose non vanno bene, e ci sono anche delle verità, perché ieri sinceramente dopo una buona partenza si sono persi tutti i collegamenti tra i vari reparti, e allora Girardino magari poteva operare dei cambi diversi, ma non solamente delle individualità, ma anche proprio come metodo di gioco, cosa che non è avvenuta, e poi alla fine ai rigori onestamente ha vinto la squadra che meritava di più, insomma. Mister, io ti facevo la domanda perché alcuni tifosi, alcuni radioascoltatori dicevano: attenzione, non cantiamo vittoria per Napoli-Palermo prima della partita, perché abbiamo visto ieri cosa è successo tra Genoa e Sampdoria, però possiamo anche dire che il derby è Genoa-Sampdoria, è uno dei veri derby del campionato del calcio italiano. Il derby sfugge un po' a tutte le differenze di categorie, le differenze di squadre. Esatto. No, hai detto una verità assoluta, perché c'è un modo, io ne ho fatti una decina e devo dire che ovviamente prima di entrare in campo ti facevi il segno della croce perché speravi di non fare delle stupidate che poi avrebbero rimarcato un risultato negativo, è perché è questo sicuramente, certo, poi ci sono anche le differenze di statura, diciamo così, nel senso che il Genoa in questo momento qui è da rimarcare come una squadra di Serie A ma di bassa classifica, la Sampdoria è in una bassa classifica per una partenza veramente negativa, ma a livello esponenziale, a livello, come dire, di forza è una delle prime almeno 5 o 6 squadre di Serie B, con una coppia come Coda, come Tutino, che è veramente straordinaria in categoria, mentre appunto queste situazioni del Genoa e della Sampdoria ovviamente non appartengono invece a Napoli-Palermo, perché insomma sono differenze importanti, non solamente di categoria appunto, ma proprio come esposizione di non parlo di gioco, il Palermo l'ho visto poco e niente, però soprattutto di giocatori che sono veramente molto molto più forti, e quindi è una partita completamente diversa, non c'è quel pathos che da una parte gli dà anche la forza e l'attenzione positiva per giocare una partita importante, mentre dall'altra parte il Napoli deve assolutamente cercare di pensare di giocare contro il Real Madrid, ecco, perché sono queste poi le fasi negative che ti riportano a risultati che non appartengono al livello della partita stessa, insomma. Direttore. Mister, buon pomeriggio, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Il pareggio che c'è stato a Torino contro la Juventus restituisce al campionato un Napoli di che livello? È di buon livello, perché effettivamente credo che, certo, la stagione dello scudetto è stata straordinaria, e quindi adesso il campionato è molto più equilibrato anche in vetta. Ci sono diverse squadre che possono ambire allo scudetto, probabilmente anche la stessa Juventus, eccetera, però è chiaro che insomma Napoli sta percorrendo un cammino secondo me produttivo per ritornare ai fasti
di 2 anni fa, ecco. Certo, poi è chiaro, l'equilibrio è in contraddizione a quello che dico, perché ogni partita diventa difficile. Io ho visto giocare più o meno tutte le partite dell'ultima giornata e ci sono squadre che non appartengono all'elite ma che giocano un bel calcio, tipo Empoli, Como, Bologna e compagnia, e quindi è un campionato affascinante sotto questo profilo per chi non tifa solamente una squadra, ma gli piace vedere una bella partita, e quindi diventa tutto più complicato. Però il Napoli ovviamente mi sembra che stia strutturando una situazione molto concreta, molto, molto positiva per tornare ad avere dei risultati importanti, insomma. Mister, quindi ti aspetti già un Napoli che possa lottare per il vertice quest'anno? Io penso di sì, perché ripeto, appunto, l'equilibrio danneggia, è positivo, come dicevo prima, però non sei mai sicuro di vincere una partita con quasi tutte le squadre, e quindi in questo senso piano piano il Napoli di Conte ha sicuramente una struttura di tattica e di squadra che può riportarla ai vertici. Poi è chiaro che oggi dire vinci lo scudetto o arrivi in Champions eccetera è difficile per tutti, nel calcio certo. È sempre così, perché fortunatamente è uno sport molto molto difficile da pronosticare in ogni gara, però a me sembra proprio che il Napoli abbia questa struttura importante per ritornare a galla e mettersi in evidenza, insomma. Mister, ti faccio due nomi in questo momento, mi sembrano due nomi molto importanti e sui quali Conte sicuramente punta molto. Uno di diretta competenza, considerato che è un difensore, Buongiorno. E l'altro è lo scozzese McTominay, che abbiamo visto dal primo minuto in una partita importante, sai quanto è partita importante per i napoletani e per il Napoli quella contro la Juventus. Sono due giocatori sui quali veramente costruire una squadra importante. Buongiorno, l'ho conosciuto anche personalmente a Torino, a una festa, io ho giocato nel Toro e quindi nasco in quella società come giocatore nella primavera, nel settore giovanile, e quindi siamo andati a una festa a Torino, appunto, e l'ho conosciuto e mi ha dato subito l'impressione, a parte ovviamente il livello tecnico che è la cosa più importante, però di essere uno proprio capace di fare il difensore vero, cioè concentrato, mai supponente, e quindi credo che possa essere veramente un pilastro, diciamo, di questa difesa. E per quanto riguarda McDominay è chiaro che qui bisogna aspettare a dare dei giudizi, perché insomma quando uno arriva e magari fa, adesso per esempio nel Genoa ci sono già delle situazioni di giudizi negativi per i nuovi arrivati eccetera, certo. Però bisogna sempre sapere un pochettino, attendere che uno si metta dentro il clima di una squadra nuova eccetera, e quindi poi esprima alla lunga, diciamo così, il suo potenziale valore. Però McDominay è un buon elemento sicuramente, su questo non c'è dubbio. Mister, come sempre, un abbraccio forte, grazie mille sempre per il tuo preziosissimo contributo, e un abbraccio a tutta Genova e al Genoa. Grazie. Grazie mille a Claudio Onofri, caro direttore, un'altra persona che mi piace, un altro addetto ai lavori che mi piace tantissimo, insomma, anche perché veramente, insomma, dice quello che, senza filtri. Assolutamente, tra l'altro era anche molto impegnato perché televisivamente, quindi lo ringrazio perché ha incastrato l'impegno per essere qui con noi, e non è da tutti, quindi mi piace sottolinearlo, lo dico dopo che ha fatto l'intervento. No, ma assolutamente. Però nel frattempo, caro, che è successo? Chiamo qualche con chicca simpatica, tipo che Anghissà è diffidato in Coppa Italia. Lo sapevi? No. Insomma, l'anno scorso poi la Coppa Italia è durata niente, quindi
insomma, se... quindi vediamo. Però credo che non giocherà, perché appunto, alla fine l'idea di schierare Gilmour con Lobotka vicino mi sembra molto interessante, anche per capire se possono coesistere, perché tecnicamente Gilmour è stato preso proprio come alternativa a Lobotka. Facciamo così, chiediamolo al prossimo ospite, anche se so come mi risponde, però noi glielo chiediamo lo stesso. Buon pomeriggio a Gigi Bavarese, ciao Gigi. Buon pomeriggio, Forza Napoli. Allora, c'è da dare la risposta su Gilmour e l'alter ego di Lobotka, oppure possono convivere insieme secondo te? Vabbè, io credo che Gilmour sia stato fortemente voluto da Conte, perché è sì l'alternativa a Lobotka, però i giocatori dei piedi buoni possono e devono coesistere. Assolutamente. Antonio! E quindi questo potrebbe consentire all'ottimo nostro trainer di avere una soluzione in più, e che soluzione? Là in mezzo, in alcune partite. Antonio! Caro Gigi! Ciao Antonio! Ciao. Ben ritrovato, che piacere! La curiosità che ti chiedo, ma dopo aver visto Juventus-Napoli, tu immagini un Napoli di che tipo quest'anno? Ma vedi, è chiaro che io sono convinto che potevamo osare perché la partita si poteva e si doveva vincere, però è chiaro, il Napoli ci ha provato. Io ti dico la verità, immagine di questo Napoli tosto, di un Napoli che è combattivo, di un Napoli che non lascia nulla al caso, mi è rimasto impresso un momento particolare della gara col Cagliari, che sul 3-0 Simeone, appena entrato, fece un recupero, andò a recuperare praticamente sulla linea dell'area di rigore nostra, quindi difensiva, fece un intervento importante, e il modo come reagì quella cosa mi fece capire di quanto il nostro tecnico è entrato nella mente di ogni calciatore, ridando proprio quella senso di appartenenza. Scusate, io dico sempre le stesse cose, però queste sono alla base di un gruppo, e Napoli finalmente ha nuovamente un gruppo forte, un gruppo che comunque è in grado di lottare tutti per uno, non per tutti. Esatto, no, nel mio piccolo questa considerazione l'ho fatta ad Antonio Conte in conferenza stampa prima di Juventus Napoli. Guarda caso, sicuramente non ti è capitato. Non lo sapevano. Però vedi, mi fa piacere che ragioniamo allo stesso modo. Non è una considerazione, perché ripeto, quello è chiaro che Simeone mi fa arrabbiare, che ha buttato il vento, un'occasione incredibile che poteva lanciare Neres tutto solo in corsa, a cercare il colpo, cioè, quelle cose ne poteva fare, diciamo, una donna. Lorzano a San Franco, che c'è un gol di riuscita, però poteva fare, cioè, avesse avuto un 20% delle qualità di quello di quale ti ho appena menzionato, vabbè, è giusto che ci provi. Vabbè, chissà che scatta in quei momenti, perché lui di solito lo parla il passaggio per il compagno, non è nemmeno... Immagino Conte. Immagino Conte, effettivamente. Però stasera ci sarà Simeone al centro dell'attacco, caro Gigi. Come giusto che sia, è un'occasione importante. Grande turno. Una competizione che noi dobbiamo arrivare fino in fondo. Possiamo arrivarci, quindi... Io credo che noi il bagno d'umiltà l'abbiamo già fatto a Verona, e anche se l'allarme col moto in casa non l'avevamo forse percepito, ma comunque ci è servito Verona il bagno d'umiltà, e sicuramente il Palermo per la fondata, come se fosse
fosse la Juventus, fosse il Milan, fosse l'Inter. Sì, infatti, anche perché poi diciamo nella storia recente siamo stati eliminati da Cremonese e Frosinone, con tutto il rispetto. Assolutamente. Infatti, Gigi, molti sostengono che la partita più importante di queste prime cinque di campionato sia stata proprio quella di Verona, perché è stata importante proprio perché abbiamo avuto quella doccia gelata, o quel bagno d'umiltà, come vogliamo definirlo, che ci ha riportato con i piedi per terra. E sì, è vero, abbiamo un grande vantaggio che si chiama Antonio Conte. Sì, è vero che quella partita mancava qualche calciatore, però chiaro che coloro i quali che sono stati scelti per difendere i colori del Napoli, per rappresentare il Napoli, che indossano questa maglia, ognuno quando è chiamato in campo deve dare sempre più del massimo. In quell'occasione forse la presunzione ha avuto la meglio sulle motivazioni. Gigi, per chiudere, a proposito proprio... Ma no, già vuoi chiudere. Gigi, dici tutto quello che vuoi. No, ma io lo sapete, voglio essere invitato alla radio. Quando... se lui ha paura poi di perdere la conduzione, perché probabilmente viene sovrastato da me. Guarda, io posso capirlo, capirlo. Faccio un passo indietro. Tra l'altro, una cosa a me piace tantissimo, muovere i bottoni e quant'altro. Quindi io faccio il fonico, il tecnico, tu fai la conduzione. Se ti piacerebbe a te muovere le file della... Muovere i bottoni. Mica ce la scambiate per i due pupazzi. Gigi, no, però, allora, t'aspettavi McTominay già così forte, così inserito nella squadra, e soprattutto qual è la cosa che ti piace di più di McTominay? Io stavolgo la domanda. Sì. Ma hanno capito chi è McTominay? Sanno chi è McTominay? È uno che viene da 250 presenze in Premier League e poi col Manchester, per piacere. Cosa ti piace di più di McTominay? Ma guarda, io credo che la fisicità abbinata poi alle sue qualità tecniche e all'intelligenza calcistica le fanno un calciatore che in Italia non può che lasciare il segno. Assolutamente. Caro Gigi, allora ti aspettiamo ovviamente qui in radio. Spero che vi decidiate ad invitarmi. Tanto vengo gratuitamente. Quando vuoi. Gratuitamente, non è che tu devi pagare il gettone, no, assolutamente. Quando vuoi, sai. Vengo gratuitamente. È casa tua. Vabbè. E allora giovedì prossimo sarò ospite vostro. Benissimo. Gigi, ha detto un piacere. No, quindi piacere. Quando mando il messaggino ti aspettiamo alla radio, va bene? Per la ricarica di organizzazione. Madonna. Un abbraccio. Forza Napoli! Sempre. grande Gigi Bavarese. E Antonio, noi lo prendiamo in parola e giovedì lo aspetto qui in studio. Ma Gigi quando vuoi viene senza problemi. Antonio, ci fermiamo e tra pochissimo gran finale, cerchiamo anche di fare un recupero, va bene? Vediamo. Perfetto, a tra poco. Radio.0 è in FM, DAB, Swap, web, social. RPZ Radio.0 con te da sempre. RPZ Radio.0. Su RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live. 14:40, rush finale, gran finale a Napoli Magazine Live su Radio.0. Caro direttore, siamo riusciti, fa molto piacere, a fare un bel recupero. Eh sì, buon pomeriggio all'editorialista di Repubblica Antonio Corbo. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno, buon ascolto a tutti. Caro Antonio, allora la curiosità è d'obbligo, perché c'è stato un risultato importante del Napoli a Torino contro la Juventus,
che Napoli restituisce alla Serie A e al campionato questo risultato, anche alla luce della vittoria del Milan nel derby della Madonnina? Pronto? Sì, è stata una giornata molto importante e soprattutto ha in qualche modo scacciato dalla quella che era un'ossessione, una sindrome della sfortuna, perché il Napoli dopo un'annata disastrosa, anche all'inizio con il Verona aveva cominciato male la stagione e sembrava questo Napoli predestinato alle sventure. Invece poi il Napoli si è rialzato bene, brillantemente, e quindi si può guardare con ulteriore fiducia al futuro. Conte risponde al meglio. Il problema del Napoli è questo, secondo me. 9 giocatori sono ben sistemati nel nuovo modulo con il centrocampo a 3. Mancano 2 pedine da rettificare, da mettere in ordine, da registrare, che sono Lukaku e Caraschedia. L'una pedina è dipendente dall'altra, perché? Perché se si blocca, come hanno fatto il Parma e la Juventus, con un marcatore rigidissimo Lukaku, inevitabilmente si blocca la manovra d'attacco, perché dall'altra parte non funziona, non parte in parallelo Caraschedia sul controllato, e quindi mancano i sincronismi. Indubbiamente, tra l'altro io nel tuo editoriale di Repubblica che ho letto, mi piace ricordare, perché hai sottolineato gli 11 punti necessari per essere primi, chiaramente riferimento al Torino, e la velocità media di 2.2 a partita significa che effettivamente bisogna ancora pedalare, no? Per far sì che questo campionato possa individuare quelli che saranno poi i contendenti per lo scudetto, fermo restando che il segnale di solidità dato dal Napoli di Antonio Conte lascia ben sperare, perché questo è un campionato che si decide nelle ultime partite. Sì. Dicevo, questo è un campionato che si... Vai Antonio, dicevi. Sì, questo è un campionato che si decide nelle ultime partite, perché se tu pensi che bastano 11 punti per essere primi in classifica, come succede adesso, con una velocità di 2,2 punti a partita, allora ti accorgi che la velocità è bassa e nessuno vincerà per distacco, come ha fatto l'Inter e il Napoli ancora meglio l'altro anno. Bisogna quindi spuntarla un po', è come un arrivo in volata. E io penso che il Napoli sia molto equilibrato, è un candidato serio allo scudetto se rettifica la posizione e i sincronismi dei due attaccanti. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, ci sarà questa sfida allo stadio Maradona alle ore 21 tra Napoli e Palermo. Io sono curioso di vedere questo Napoli sperimentale, perché dalle notizie che ci arrivano c'è la voglia da parte di Antonio Conte anche di sperimentare nuovi elementi, magari dando spazio a chi ha giocato poco finora. A tuo avviso, anche facendomi a quello che dicevi prima su Lukaku, ha bisogno di minuti anche in Coppa Italia Romelu Lukaku, oppure è giusto dare spazio a Simeone? No, io penso che in Coppa Italia non sacrifica. C'è qualche una rivoluzione, un grande smantellamento della squadra per favorire molti giocatori che hanno voglia di giocare. Io credo che ci sarà io penso massimo a 4 sostituzioni. Antonio, il giocatore che più ha catalizzato l'attenzione di tutti a Torino è stato McTominay, lo scozzese, un po' per la curiosità di vederlo dal primo minuto in una partita così importante, e un po' proprio per tastarne praticamente, oggettivamente le caratteristiche. Che impressione ti ha fatto e cos'è che ti piace di più? Allora, io ho avuto due impressioni. Una positiva da parte del giocatore, che l'ho trovato molto molto interessante, perché c'ha autorevolezza, posizione in campo, guarda il gioco, decide di superare l'uomo in dribbling uno contro uno e ci riesce,
e ha soprattutto un tiro preciso che consente al Napoli di puntare anche sui tiri da lontano, un po' come succedeva con Fabian Ruiz, ma questa è ancora più forte. Questa è la prima impressione positiva. L'altra invece mi ha sorpreso, la vampata di entusiasmo anche dei nostri colleghi, che anche con i punti, con le pagelle, perché la prova è stata decisamente positiva, però è un giocatore che è entrato in partita dopo 16 minuti ed è, non credo che abbia toccato più di 15 palloni, quindi secondo me si è anche un po' esagerato nell'enfasi, perché questa la piazza di Napoli, l'ambiente è una piazza troppo emotiva, ecco perché si è trovato a disagio lo stesso Lukaku, che ha rischiato di diventare un caso, perché sono ormai 2 o 3 mesi che si parla di Lukaku come del nuovo calciatore delle promesse dello scudetto, invece è un giocatore importante, buono, maturo, che gioca con testa alta, che sa distribuire il gioco, però deve dimostrare di saper eludere le marcature. Quindi occorre un qualcosa di importante per consentire a questo giocatore, che tra l'altro è anche un po' pesante ed è anche un giocatore maturo, di trovare una sua posizione, una linea logica. Io credo che possa essere di aiuto a lui Meres, che può slabbrare la difesa avversaria e creare spazi. Bene. Sono perfettamente d'accordo con te. Assolutamente. Antonio, come sempre, grazie. Grazie mille, Antonio. Grazie a tutti voi e agli ascoltatori. Buon lavoro. Grazie mille ad Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, il maestro Antonio Corbo. Antonio, ma tu non credi che insomma stasera un po' di Lukaku, ma più che altro proprio per non fargli perdere? Io non so, Michele, ci stavo pensando prima, perché effettivamente dipende dalla partita, perché se la partita va a incanalarsi su un risultato, magari può fare anche alcuni ragionamenti. Non so se abbia l'idea comunque di far giocare tutta la partita a Simeone, che potrebbe essere anche giusto, perché poi di opzioni ce ne saranno poche, giocando sempre e comunque in campionato Romero Lukaku, a meno di piccoli problemi. Però ecco, non lo so, immagino un po' di staffetta, sì, magari anche per dargli altri minuti, però non lo rischierà, a mio avviso, in vista del mondo, anche perché si gioca poi dopo 2 giorni. Assolutamente. Caro Antonio, continua la passerella dei nostri ospiti, adesso cioè, più che passerella possiamo dire ribalta palcoscenico in questo caso. Buon pomeriggio ad Arturo Muselli, ciao Arturo. Ciao Arturo. Oh, ciao. Ciao a tutti. Allora, io gli devo una considerazione, perché il mio amico Arturo tempo fa voleva parlare di un argomento che però adesso non è più di attualità, però un passaggio possiamo fare lo stesso su Osimhen al Galatasaray. No, vabbè, a questo punto, visto che passa la testa, dici la verità, che memoria. Cercherò di essere molto molto leggero su questo. No, nel senso che sta bene lì, per me, per quanto mi riguarda, sta bene lì. Se i tifosi del Galatasaray sono contenti ad avere un calciatore che non aspetta altro che arrivi gennaio per andarsene, se sono contenti loro, va bene così. Ecco, qua ti volevo Artù, perché notizia dell'ultima ora di mercato dalla Rai, cito anche il collega Paganini, pare che la Juventus voglia Osimhen a gennaio, in alternativa valuta David Dellil. Ma io sinceramente commento prima, io non credo che il Napoli possa lasciare Osimhen alla Juventus, figuriamoci a gennaio. Guarda, non lo credo neanch'io, però devo dire la verità, io ho chiuso con Osimhen nel momento in cui lui ha tolto da Instagram, dai suoi social, le fotografie con la maglia del Napoli. Per me è finita lì. C'è questa frase, no, tra i tifosi, che dice conta soltanto la maglia, è quella che resta, no, la maglia.
se tu mi vai a togliere le foto con la maglia della squadra che comunque ti ha migliorato, ti ha pagato, e così significa che c'è qualcosa che non va. Diciamo che c'è un discorso di etica e di morale che mi consente poi di prendere le distanze da questo giocatore, quindi andasse dove vuole lui. Ma poi abbiamo visto anche in altre occasioni che poi alla fine, se tu sei interessato soltanto ai soldi e soltanto a te stesso, questo è un gioco di squadra. Quindi poi quanto avanti potrai andare? Sì, puoi giocare bene, però serve altro, ecco, per diventare campioni. E lui campione secondo me non lo sarà, perché umanamente ha lasciato molto a desiderare, secondo me, ecco. Dico, fortunatamente per lui al Galatasaray ha trovato un certo Dries Mertens, che è come il fratello maggiore che tutti vorrebbero avere, essendo un mio caro amico, lo posso dire senza alcun ombra di dubbio. Poi sulle qualità di Osimhen sappiamo tutti, però è un giocatore che va seguito indubbiamente, sia dal punto di vista umano ma anche professionale. Detto ciò, però, torniamo agli argomenti di casa nostra. Coppa Italia, campionato, il pareggio con la Juve, un Napoli che è lanciato lì in vetta alla classifica. Che dobbiamo fare? Dobbiamo preparare già gli striscioni? No, non siamo mai Maronna. No. Respiriamo, godiamoci i miglioramenti. Ok, è stato un buon punto contro la Juventus, che secondo me, per quanto poi molti abbiano potuto dire, comunque è una squadra forte e che sta giocando bene senza poi tanti altri fronzoli, no? come poi sono successi in passato. È stata una partita senza polemiche arbitrali, è stata una partita dove c'è stato grande rispetto da parte di entrambi. Molti dicono che è stata una brutta partita, ma non lo so, forse non sarà stata spettacolare perché non ci sono stati tanti gol, ma se a noi napoletani ci piace poi il fatto tattico, no? Perché poi tutti quanti parliamo come se fossimo degli allenatori, allora dovremmo capire che è stata una partita molto tattica e quindi una partita interessante. Certo. Secondo me ci sono stati dei miglioramenti, è stata una squadra tosta, abbiamo cambiato un modulo per come vedo io la partita mi sembra più equilibrato, perché nel modulo precedente vedevo una scarsa relazione tra il centrocampo e l'attacco. Invece adesso vedo maggiore fluidità con questo, forse perché McTominay ti consente poi di legare i due reparti. Con l'altro modulo la manovra era più farraginosa, era un po' più complicata, quindi io preferirei questo modulo qui, anche perché così in questo modo tu hai sia Anguissa che è ritornato quello di una volta, e hai McTominay che è un grande giocatore, Lobotka sta facendo Lobotka, Gilmour farà Gilmour, insomma penso che entrerà come è entrato McTominay. Diciamo, Arturo, che questo Napoli dà fiducia, ma pensiamo partita dopo partita. Esatto. Cioè, senza ansia, siamo tranquilli, non è che non guardiamo troppo, perché sennò poi l'ansia ci prende, poi arriva la delusione, poi ci arrabbiamo anche quando non ci dovremmo arrabbiare. Siamo godiamoci momento per momento. Assolutamente d'accordo. Antonio? Antonio? Sì, Arturo, volevo chiederti, quindi cosa ti aspetti adesso da Napoli-Palermo di Coppa Italia? Ma adesso mi aspetto che i calciatori che verranno chiamati in causa, che giocano di meno, sfrutteranno questa situazione per mettere in difficoltà Conte. E quindi mi riferisco soprattutto a Raspadori, mi riferisco a Simeone, mi riferisco a Gilmour. Credo che loro entreranno in campo con quel piglio per creare
dubbi nella mente di Conte, dovranno dimostrare tanto, quindi credo che saranno tutti molto motivati. Non credo, ecco, che andranno a giocare così tanto per giocare, e giocheranno contro una squadra che è il Palermo, che sta andando bene, ma rispettandola, ecco. Certo, certo, assolutamente. Cioè senza presunzione, senza con umiltà, ecco. Con la voglia di fare, quindi. Benissimo, benissimo. Perfettamente d'accordo. E allora, in attesa di parlare anche di letteratura, caro Arturo, un abbraccio forte e forza Napoli, alla prossima. Un abbraccio a voi, buona giornata. Grazie mille ad Arturo Muselli. Io non vedo l'ora, Antonio, che ci dica: sono pronto, parliamo anche di testi, di libri, perché sta scrivendo. Ma assolutamente sì, caro Michele. E allora adesso cosa ci aspetta per l'ultima? Questo Napoli Magazine Live. Tra poco si vola tra poco, perché insomma dobbiamo fare gol, che è un po' quello che è mancato contro la Juve, no? Insomma, diciamoci la verità, siamo ancora... Vabbè, è mancato, però allora, oggettivamente non è che si può pretendere sempre il massimo da ogni occasione. È chiaro che Conte vorrebbe sempre vincere, e anche io ti dico la verità, cioè, non sono il tipo che si accontenta del pareggio, perciò capisco pure un po' il rammarico di tanti amici che sono intervenuti in collegamento con noi quando ripensano a quell'occasione sfumata. Guarda, mi ha letto nel pensiero, allora io gli do l'assist, perché proprio a lui volevo chiedere, al posto di Simeone, cosa avrebbe fatto? Andare in porta o servire Nere, se casomai poteva offrire qualche opzione in più? Buon pomeriggio al Condor, Massimo Agostini. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Cosa avresti fatto contro la Juventus al posto di Simeone? Assist, passaggio a Neres o quello che ha fatto Simeone, o un'altra opzione? Beh, sai, quando sei in quella situazione lì da attaccante, delle volte vorresti essere l'egoista e quello che fa il gol, però in alcune situazioni anche fare il passaggio gol oppure far gol al compagno è come aver fatto un gol. Dopo, sai, sono situazioni troppo veloci per poter dare dei giudizi. Sono soluzioni che in quel momento potrebbero andar bene sia in un caso che nell'altro. Antonio Condor, ma che sensazioni hai avuto da questo Napoli? Come ti è parso? Cioè, già solido, già squadra, già con una grande voglia di così far capire che si lotta per lo scudetto? Ma io l'ho detto qualche settimana fa, nelle prime partite, anche dopo la sconfitta di Verona, con l'arrivo di Lukaku, con i nuovi acquisti a centrocampo, con la rosa al completo, e quest'anno non avendo le coppe, secondo me Conte ha le idee chiare, aveva già le idee chiare prima, ha esternato bene i problemi che stavano nascendo nel Napoli, e giustamente la società ha velocizzato tutte le operazioni non accelerando la vendita di Osimhen, ha portato a casa Lukaku, ha portato a casa i due a centrocampo, perciò penso che le idee ce l'aveva già chiare per quello che voleva fare con questa squadra. Io ho detto che è una squadra che stava nascendo, solida, una squadra con caratteristiche e con giocatori importanti, e con la mano di Conte già qualcosa dopo la seconda partita in casa si era già visto qualcosina. Adesso, secondo me, Conte avendo in mano questa squadra la può solo che migliorare e mettergli in testa che questa è una squadra che può vincere contro tutti. Assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro adesso si gioca anche la Coppa Italia, i sedicesimi, poi chi supera questo turno
affronterà la Lazio agli ottavi all'Olimpico. Conte sembra orientato a fare molto turnover, giusto così? Ma giusto così, siamo all'inizio del campionato. Io penso che il Napoli e Conte, finché vedrà che la squadra risponde bene, avendo solamente la Coppa Italia, io sono convinto che lui manda in campo la formazione migliore, i giocatori che gli possono garantire nei 90 minuti la prestazione sopra le righe. Poi dopo è normale, con 5 cambi puoi cambiare quasi il 40% della squadra, perciò io penso che Conte, finché vede la squadra che risponde bene, giocano quelli che stanno meglio. E che voto dai invece a Scott McTominay? Ma è un giocatore che si vede che è un giocatore di alto profilo, viene da un campionato importante, da una squadra importante, io penso che sia un giocatore che debba imparare a conoscere il campionato italiano e soprattutto deve imparare a conoscere i metodi di Conte, perché se capisce bene quello che vuole Conte diventa un giocatore per la scacchiera di Conte, secondo me in mezzo lì è importante. Condor, allora ti preavviso, settimana prossima, sempre di giovedì, saremo a disturbarti se sei disponibile, anche perché ci sarà un conduttore d'eccezione che è Gigi Pavarese. Oh, c'è Gigi! Alla grande! Siccome l'ho annunciato oggi, ti preavviso che sarà lui a farti l'intervista. Giovedì. Va bene, molto, molto volentieri. Da Gigi è un grande amico, alla grande. Grande. Lo so, grazie mille. Grande Massimo, grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Grande Massimo Agostini. Ma guarda, giuro, giovedì farò il tecnico e condurrà. Mi tiro fuori, non sarò in collegamento. Ci sarà da morire, dai, ci sarà da morire. Dai. Caro direttore, siamo praticamente già in recupero e quindi tra pochissimo chiudiamo l'appuntamento e so che insomma a chiudere con le ultimissime, però con la tua preferita. Sì. Con la tua preferita. Assolutamente. Nel salutarvi ho commentato un post appena pubblicato un minuto fa dal Pocio Lavezzi. Ha pubblicato una foto dell'esultanza dopo il gol al Liverpool 1-1, ero lì e si vede lui che sale sul tabellone sul tabellone di sponsor, sì, con le braccia allargate verso i tifosi del Napoli che esultano, e ha scritto: momenti che mi rendevano molto felice, con il cuore azzurro. Io c'ero là e fu un momento incredibile, perché uno di quei gol che ci fecero capire che il Napoli in Europa contava qualcosa. Ci poteva stare. Direttore, a domani! Abbraccio a tutti e forza Napoli! Grazie mille ad Antonio Pirazzolo, direttore di NapoliMagazine.com. Ma noi non ci spostiamo di un centimetro, rimaniamo in redazione. Le ultimissime di Napoli Magazine, sponsored by Studio Tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, il tuo tecnico di fiducia, portata di click, studiotecnicomdm.it. Preziosa Lombardi per le ultimissime, ciao Preziosa, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. Ovviamente è il conto, le ultimissime sono tutte sul conto alla rovescia per la partita di stasera. Sì, questa sera il Napoli affronterà il Palermo e, come vi ha anticipato già il direttore a inizio trasmissione, su quella che sarà la formazione ancora ad essere confermato questo ampio turnover di Antonio Conte per la sfida di Coppa Italia, dove vedremo tante novità, soprattutto alcuni calciatori che ancora non hanno fatto le cose, tipo Rafa Marin, ma anche molti cambiamenti sia in attacco che a centrocampo, dove l'unico che ci sarà di quelli che comunque hanno disputato le scorse partite sarà soltanto Lobotka. Poi c'è anche un'altra curiosità che riguarda il Palermo, che approfittando della partita contro il Napoli ha fatto visita al murales di Maradona ai quartieri spagnoli con una vecchia conoscenza del Napoli, che è l'ex portiere azzurro Morgan De Tantis, che oggi è il direttore sportivo del Palermo, accompagnato da Giulio Migliaccio.
Poi, quindi, per quanto riguarda le altre novità, una soprattutto riguarda la prossima giornata di campionato, sì, che è quella dove il Napoli affronterà il Monza domenica sera al Maradona. Sono stati appena designati gli arbitri della prossima giornata. Per Napoli-Monza ci sarà Gianluca Manganiello e i suoi assistenti saranno Vecchi Cipriani, Monaldi quarto uomo, al VAR ci sarà Fabbri, mentre la VAR sarà affidato a Meraviglia. Per quanto riguarda Gianluca Manganiello, è la decima partita che arbitrerà del Napoli. L'ultima sfida però il Napoli ha perso a Empoli lo scorso 20 aprile, mentre per quanto riguarda il Monza, nel suo unico precedente con l'arbitro, ha vinto 1-0 in casa col Sassuolo lo scorso 28 gennaio. Quindi, insomma, un arbitro così, ma almeno stando ai risultati finali, poi... Diciamo che i precedenti non sono proprio del tutto favorevoli a Napoli, perché comunque con Manganiello ha vinto 7 partite. Quindi non, insomma, è del tutto. C'è una percentuale assolutamente positiva. Bene, Preziosa, ci fermiamo qui. Naturalmente, appuntamento alla prossima. Buon lavoro e forza Napoli. Grazie. Magazine. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, Michele. Grazie mille, Preziosa Lombardi. E con le ultimissime di NapoliMagazine.com ha chiuso l'appuntamento di oggi con Napoli Magazine Live. Ritorniamo domani puntuali, dopo Fabio Tarantino e prima di Brian, che tra poco conquisterà microfono e cuffia per portarvi per mano per il pomeriggio, nel pomeriggio di Radio Punto Zero. Da Michele Sibilla è tutto, come sempre, forza Napoli, viva Diego e forza Azzurri, come sempre. Su RPZ Radio Punto Zero, Napoli Magazine Live, sponsored by Euronics Gruppo Tufano, studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap.